Eccoci. Allora, volevo tornare un attimo con voi su una questione meno politica, se vogliamo più tecnica, quindi lo faccio dalla mia scrivania di tecnico qui a al primo piano di Largo Toniolo 10, in questo palazzo in cui, essendo lunedì, sono credo solo con la vigilanza che è affidata alla Polizia di Stato. E anche per ragionare con voi su che cosa significa fare il responsabile economia, insomma, e coordinare il lavoro di tanti validi colleghi. Beh, un pezzo di questo lavoro naturalmente è aiutare gli altri colleghi a capire che cosa sta succedendo nelle materie di nostra competenza. E per esempio questa settimana, all'ultima riunione del Dipartimento giovedì scorso, la prossima sarà giovedì prossimo, ma non ci sarà perché saremo tutti in viaggio per Catania, a quel che ho capito. Nell'ultima riunione avevo fatto questa proposta, che era quella di fare uno scadenzario, diciamo così, sommario di quando terminavano i vari vantaggi, le varie regalie, le varie piogge di miliardi più o meno promesse o diciamo millantate, insomma, da questo governo, perché avrete capito benissimo che c'è uno scarto anche abbastanza ampio fra le promesse del governo e poi gli effettivi risultati. Ecco, quell'espressione che io non so da dove hanno mutuato, la messa a terra. Io detesto questi manierismi, cioè quando tutti usano lo stesso lessico è sempre un brutto segno, quando tutti dicono poderoso, quando tutti dicono messa a terra, quando tutti dicono sostenibile, quando tutti dicono inclusivo. Non so, questo per me è subito distopia, è subito regime, è subito dittatura quando si perde la libertà di... e soprattutto poi messa a terra, che vuol dire? Trattandosi di soldi, quella che interessa non è la messa a terra, ma la messa in tasca. E mi sembra che, ahimè, voi in particolare, non tutti abbiate potuto mettervi in tasca qualcosa, né in particolare quello che vi spettava, né certo non più di quello che vi spettava, ma spesso di meno. E allora mi sono messo lì, come un santo vecchio, nel weekend, e con l'aiuto di tanti giovani o meno giovani professionisti che cortesemente si sono offerti di darci una mano, ho tirato fuori due paginette di scadenze che adesso vi leggerò. E se me lo consentite, visto che ci siete lì voi per commentare, io le leggerò senza commentarle, perché secondo me non ce n'è bisogno. Allora, leggo proprio il testo così come l'ho scritto e così come l'ho diffuso ai colleghi e così come fra un po' lo metterò sul mio canale Telegram. Scadenzario misure Covid. La nota elenca in ordine cronologico la scadenza delle principali misure disposte dai decreti 17 marzo 2020 numero 18 cosiddetto Cura Italia, 8 aprile 2020 numero 23 cosiddetto Liquidità, 19 maggio numero 34 cosiddetto Rilancio, 14 agosto 2020 numero 104 cosiddetto Agosto per il contrasto all'emergenza economica causata dalla pandemia. Seguono le scadenze. Il 30 giugno 2020 è
Terminata la possibilità di usufruire del credito imposta al 60% per i canoni di locazione pagati dalle utenze commerciali, concessa in caso di calo del 50% del fatturato nel primo semestre, articolo 77 del DL agosto. 1 luglio 2020, il limite al contante è stato portato a 2.000 euro e qui non c'entrano questi decreti, ma l'ho messo per memoria, è la legge di bilancio che determina ciò. 16 luglio 2020, termina la sospensione delle condizionalità relative ad alcune prestazioni, fra cui la NASPI, la DISCO, il reddito di cittadinanza ed altri trattamenti. E questo è l'articolo 76 del decreto rilancio. Il 31 agosto 2020 termina la sospensione dei termini di scadenza dei vagli a cambiare, delle cambiali e di altri titoli di credito, nonché quella dei protesti. E questo è l'articolo 76 del decreto agosto. 16 settembre 2020. Il 16 settembre 2020 termina la sospensione dei versamenti di IVA, contributi e altre ritenute, che erano state appunto oggetto di sospensione si è dovuto versare il 50% delle somme che erano state il cui versamento era stato sospeso e quindi lo si è dovuto versare o in unica soluzione o in quattro rate settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi quattro rate entro la fine dell'anno. L'altro 50% verrà pagato in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021. Questo è l'articolo 97 del decreto agosto e si sta parlando del fatto che la sospensione delle liquidazioni di IVA, contributi, eccetera, cioè dei versamenti di IVA, contributi ritenute, quella sospensione dal 16 settembre non è più efficace. Metà la si è dovuta dare subito o in quattro rate, l'altra metà la si dovrà dare da gennaio. Sempre il 16 settembre terminava la sospensione dei cosiddetti avvisi bonari, che tanto bonari non sono perché devi comunque pagare qualcosa quando ti arrivano. Il 15 ottobre 2020 scade la proroga dell'invio delle cartelle esattoriali, questo è l'articolo 99 del decreto agosto e quindi ci sono circa 9 milioni a spanna di cartelle che dovranno essere inviate, a meno che in sede di conversione il governo non rinsavisca e non faccia fare al relatore o non presenti lui stesso un emendamento per prolungare ulteriormente la proroga. Naturalmente, perché se non lo fa, ovviamente l'Agenzia delle Entrate non può contravvenire alla legge, deve cominciare a far uscire queste cartelle, non ne usciranno 9 milioni in un solo giorno, ma cominciano a partire, altrimenti crea un danno erariale e a quel punto è la Corte dei Conti che, come dire, dovrebbe aggredire l'Agenzia delle Entrate. Se però il governo lo fa, si rinvia il problema, nel frattempo si accumulano altre cartelle, quindi se non sono 9 milioni che partono il 15 ottobre, saranno 11 milioni, 10 milioni che partono il 31 dicembre. È inutile dire che noi saremo per proporre delle soluzioni che tengano conto dell'eccezionalità della situazione, ma è inutile dire che non ci ascolta nessuno. Poi, il 10 dicembre prossimo, 2020, io faccio 58 anni e appunto termina la sospensione delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, cioè finora le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 erano state sospese fino al 10 dicembre. Io per fortuna, diciamo, non ho acceduto a questi benefici, altrimenti festeggerei il mio compleanno pagando, altri festeggeranno pagando. Questo è l'articolo 154 del decreto rilancio. Poi si arriva al 31 dicembre 2020, che è una data particolarmente simbolica, e quindi lì si concentrano una serie di cose interessanti, tantissime, ve le dico rapidamente. Termina il blocco dei licenziamenti, termina la possibilità di usufruire di cassa integrazione guadagni con la causale Covid-19, quel articolo 1 del decreto agosto,
termina la concessione dell'esonero contributivo di 6 mesi per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, articolo 6 del decreto agosto. Termina la concessione di un esonero contributivo di 4 mesi per chi non ha usato gli strumenti di integrazione salariale, articolo 3 del DL agosto. Termina la possibilità di rinnovare senza causali i contratti a tempo determinato, possibilità concessa una sola volta per 12 mesi, dall'articolo 8 del DL agosto. Termina la possibilità di usufruire del credito d'imposta al 60% per sanificazioni e DPI, dispositivi di protezione individuale, quelli che tutti chiamano DPI pensando che essendo una sigla sia una sigla What's American, in realtà è una sigla italiana e siccome non diciamo dispositivi di protezione a individuali, credo che si debba dire DPI. Allora, la triste storia dell'articolo 125 del decreto rilancio voi forse non la conoscete o forse sì, nel qual caso la vostra vita è più complicata della mia. Il decreto rilancio dice tutte le spese per sanificazione vi danno diritto, avrete diritto a un credito d'imposta del 60% fino a un tetto, se non ricordo male, di 60.000 euro. Quindi se le spese eccedevano, tali per cui il loro 60% superava i 60.000 euro, sopra i 100.000 euro c'era un cap. Però c'era anche un comma 4 che diceva che questa misura aveva un limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro. Sono arrivate richieste per un ammontare complessivo di crediti d'imposta di 1 miliardo tipo e 2, 1 miliardo e 3. Insomma, morale della favola, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto applicare la norma di legge rispettando però il limite di spesa complessivo, per cui insomma questo credito da un teorico 60%, tale per cui se spendevi 100.000 portavi 60.000 in compensazione, si è sbriciolato a un 9,4%. Tutti arrabbiati, tutti scontenti, è stato fatto perché precedenti misure di sostegno all'economia erano state implementate con la logica del click day, cioè chi primo arriva meglio alloggia e gli altri si attaccano. Questa volta invece hanno, come dire, rispettato il tetto di spesa proponendo un riparto proporzionale su tutti i potenziali beneficiari. Il problema è che come fai a programmare un'attività se pensi che avrai un credito del 60% che poi ti arriva a un po' meno del 10%? Non lo so, però comunque ci sono. Sempre il 31-12 di quest'anno termina il bonus pubblicità, che è un credito d'imposta al 50% definito dall'articolo 186 del decreto rilancio. Termina anche la possibilità di usufruire il tax credit vacanze, che è un tax credit fino a un massimo, quindi un credito d'imposta. Dai, scusate, ma certe volte per sintesi, dovendo far stare questa roba in 2 pagine, se l'inglese è più corto uso quello. È un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore a 40.000 euro. Termina l'esenzione IVA per i dispositivi di protezione individuale. Questo non è per la sanificazione, ma è proprio per i dispositivi di protezione individuale che secondo l'articolo 124 del decreto rilancio, dunque l'IVA versata poteva essere portata integralmente in detrazione, poi dall'anno prossimo l'IVA sarà solo del 5%, quindi quest'anno di fatto è virtualmente zero, dall'anno prossimo è ribassata al 5%. Termina la presentazione di nuove richieste di moratoria per i mutui delle piccole e medie imprese, quindi quelli che rientrano nella disciplina dell'articolo 65 del decreto agosto. Bisogna pagare la TOSAP e la COSAP, quindi la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, eccetera, eccetera, cioè che erano state via via rinviate dal Cura Italia in poi. L'articolo 109 del decreto agosto le rinvia fino al 31-12. Termina la presentazione di domande per accedere agli strumenti di sostegno alla liquidità, la famosa bodenza di luogo, delle grandi imprese, quella che viene garantita da SACE, d'accordo? È l'articolo 1 del decreto liquidità. Termina anche la presentazione di domande di disegni di sostegno alla liquidità, quindi i prestiti, i famosi 25.000 garantiti al 100%, eccetera, eccetera, attraverso il Fondo Centrale di Garanzia, e è l'articolo 13 del decreto liquidità.
termina infine la sospensione degli sfratti, che è l'articolo 17 bis del decreto rilancio. Quindi abbiamo iniziato col fatto che termina il blocco dei licenziamenti, finiamo con il fatto che termina la sospensione degli sfratti e quindi, come si dice, buon anno a tutti o perlomeno a qualcuno. Poi però, dopo questa simpatica sbornia di termini, di misure di sostegno dell'economia, ci sveglieremo il 1 gennaio 2021 con la testa un po' pesante e saranno entrate in vigore la plastic tax, quella sui cosiddetti maxi, cioè sui bicchieri di carta, di plastica, perdonatemi, su piatti, su tutti i manufatti a singolo impiego, e naturalmente anche la sugar tax, quella sulle bevande edulcorate, che è stata rinviata al 1 gennaio 2021, quindi imposte la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1 gennaio 2021 dall'articolo 133 del decreto rilancio. Passano un paio di settimane, si arriva al 16 gennaio 2021 quando, come vi ho detto, inizia la rateizzazione del 50% dei versamenti di IVA, contributi, eccetera, eccetera, che sono stati eventualmente non versati nel 2020. Vi ricordo che è l'articolo 97 del DL agosto. Il 31 gennaio 2021 termina la proroga automatica delle sospensioni dei mutui per le PMI già ammesse alla moratoria disposta dal Cura Italia, è l'articolo 65 del DL agosto. Il 31 marzo 2021 termina la moratoria sui mutui per il comparto turistico, che aveva un regime particolare di maggior vantaggio secondo l'articolo 70, essendo stato, insomma, come sapete, notevolmente impattato, secondo l'articolo 77 del decreto agosto. E poi si arriva al 30 aprile 2021, se ci arriveremo, in cui bisogna versare il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, quindi sostanzialmente partite IVA, che era stato prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, in caso di calo di fatturato del 33%, questo è l'articolo 98 del DL agosto. Poi succederanno tante altre cose e si arriverà al 1 settembre 2021. Il 1 settembre 2021 entrerà in vigore il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo l'articolo 5 del decreto liquidità. Apro e chiudo una parentesi per far notare che è un codice talmente efficiente che in un momento in cui, diciamo, di imprese in condizioni di sofferenza, di crisi, di insolvenza, ce ne sono tante, si è ritenuto, e purtroppo una decisione saggia, di sospenderlo da parte degli stessi che tutto sommato lo hanno proposto e propugnato. Quindi un pochino come le famose regole del patto di stabilità e di crescita, che dovrebbero garantire la stabilità e la crescita della nostra zona, in particolare dell'Unione Economica e Monetaria, e che però quando la crescita non c'è più vengono sospese perché si scopre che sono regole che impediscono la crescita. È tutto bellissimo, come dice sempre Massimo Garavaglia, nei momenti di disperazione per provare a tirarci sul morale. Il 31 dicembre 2021 termina la possibilità di usufruire di eco bonus, sisma bonus al 110%, quello che ti dà uno sconto sul corrispettivo, un credito d'imposta, che è l'articolo 119 del decreto rilancio. Poi già il Premier Conte ha detto che posporrà questa scadenza e quindi renderà possibile accedere a questo beneficio per un periodo di tempo più lungo, per il semplice motivo che nessuno è ancora riuscito ad accedere a questo beneficio. Di fatto il Sole 24 Ore ha già fatto un manuale di impiego di questo beneficio di circa 84 pagine e mi chiedo come abbia fatto a farlo, dal momento che mancano ancora alcuni decreti attuativi che devono uscire dal Mise, che nel frattempo è stato evacuato per Covid, la Corte dei Conti li ha registrati, mica li ha registrati, non si capisce, forse stanno uscendo adesso, io non so, peraltro quella è area Mise, per cui è un'area di cui non mi occupo direttamente io, insomma, me ne occupo sotto il profilo fiscale, alla fine è un credito d'imposta, quindi è coinvolta la Commissione Finanze, me ne occupo in quanto, come dire, coordinatore dell'area economica, devo sapere più o meno tutto quello che succede, insomma, però vabbè.
Però non so adesso al Mise come stanno. Comunque auguro buona salute a tutti loro e anche buon lavoro naturalmente. Dopodiché si arriva, se ci si arriva, al 1 gennaio 2022 e il 1 gennaio 2022, per la gioia del Movimento 5%, il limite al contante scenderà dove vogliono portarlo loro e dove lo aveva portato Monti. E questo forse dovrebbe, come dire, far scattare un campanellino di allarme nella testa degli ultimi irriducibili giapponesi nella foresta grillina. Cioè il limite al contante scende a 1000 euro. In questo modo pensano di combattere l'evasione. Noi sappiamo che non è così, i dati dicono che non è così. Piercarlo Padoan stesso aveva detto che non era così, il senso comune dice che non è così perché le grandi banche, che sono tutto sommato le grandi istituzioni finanziarie, insomma, che sono per ovvi motivi, per condizioni oggettive, non per cattiveria, i luoghi dove avviene il riciclaggio delle somme più ingenti sono tutti luoghi, diciamo, smaterializzati, dove non si effettuano transazioni in quello sterco del demonio che secondo gli ingenui o i furbi sarebbe il contante. Bene, abbiamo terminato i nostri quattro passi nel delirio e adesso io vi lascio e mi metto a studiare altre cose. In particolare mi metto a studiare le linee guida per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè il compitino, diciamo, di rientro dalle vacanze che il governo ha fatto per obbedire alle sollecitazioni europee, in cui ci dice che vorrà un mondo più pulito, più verde, più inclusivo, vorrà la pace nel mondo, vorrà che il nord Italia dorma con il sud Italia, diciamo, eccetera eccetera, e che nel Mediterraneo diventi un mare di latte e di miele. Tutte queste cose bellissime, senza ovviamente dirci come farle, ma ripetendo in modo ossessivo come si fa in certe religioni, no? Come un mantra, questo fatto che comunque l'Europa ci dà i soldi per farlo, eccetera, eccetera, dimenticando sempre quel piccolo passaggio logico che consiste nel fatto che noi questi soldi li dovremo restituire e che tutto sommato sappiamo sbagliare benissimo da soli, senza particolare bisogno di essere aiutati dalla cosiddetta Europa. Bene, questo era quello che volevo dirvi. Adesso aspetto persone e mi devo mettere a leggere delle cose noiosissime e anche abbastanza inutili, ma d'altra parte nelle cose noiose si annidano le insidie e le cose inutili hanno sempre, come dire, una loro utilità intrinseca. Se non altro ti alleni per quando, come dire, dovrai dedicarti a cose più utili. Ecco, quindi vi lascio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.